Mario, che emozione è per te come regista portare sullo schermo la vita di un eroe civico, un eroe che è morto facendo il suo lavoro e per rendere il mondo forse un posto più sicuro, cosa che oggi purtroppo non è più? Sicuramente una grande responsabilità quella di raccontare Francesco Baracca, un eroe nazionale, insieme a lui la nascita dell'aeronautica militare come arma indipendente. Un grande peso che ho cercato di affrontare con il massimo rispetto e dedizione a questo personaggio e a quest'arma importante. Quello che però ho cercato invece di aggiungere è stato il lato umano del personaggio, in quanto ci siamo documentati molto su le lettere, per esempio, che lui scriveva alla madre, da cui vengono fuori quelle che erano le sue sensazioni rispetto alla guerra, le sue emozioni, le sue paure, e questo è stato forse il tratto distintivo che ci ha permesso di raccontare un personaggio tridimensionale e non solo appunto una figura celebrativa. Un corpo indipendente, che rapporto avete avuto proprio con l'aeronautica militare nella realizzazione di questo film? Avete trovato pieno supporto? Vi hanno comunque fornito accesso, non lo so, a documentazione particolare? Che rapporto è stato? Sicuramente un rapporto di grande collaborazione sin dall'inizio, perché comunque celebrare il loro centenario, soprattutto per l'aeronautica, era un qualcosa di speciale, quindi sono stati subito insieme a noi nel progetto, parte integrante del progetto, ci hanno fornito diversi filmati di aeroplani in volo e dato supporto anche tecnico, revisionando la sceneggiatura da un punto di vista di verosimiglianza storica e tecnica, quindi grandissima collaborazione. Senti, Beppe Fiorello, lo abbiamo visto portare sullo schermo tantissimi personaggi della storia italiana, è un volto del servizio pubblico, hai subito pensato a lui, e come è nato proprio questa collaborazione con lui per questo lavoro? Sì, con Beppe in realtà la collaborazione nasce già in passato con il mio primo film, L'Afi della Formica. Lui era stato protagonista di questo film e in un ritorno suo televisivo abbiamo deciso un po' di sposare insieme questo stesso progetto. La sua ultima prova da attore era appunto sul mio film, e la prova successiva televisiva è stata di nuovo con me, e questo mi ha reso veramente fiero e felice di poter lavorare ancora con lui, come dicevi tu giustamente, uno dei volti che rappresentano in qualche modo l'Italia, un volto familiare, un volto che quando lo trovi in TV sai di poter lasciare su quel canale, perché qualcosa di bello sta per succedere. Una battuta, hai esordito anche alla regia, ti ha chiesto magari qualche consiglio, vi eravate sentiti per questo? Beh, sicuramente in questi 3 anni, dalla ripresa del mio film al suo che è uscito in questi giorni, ci sono stati tanti scambi, tanti pareri su diverse cose, sul cinema in generale, su film che abbiamo visto. È stato uno scambio, nonostante la sua grande esperienza da attore, anche lui si trova all'opera prima come me, e quindi ci siamo trovati a scambiarci pareri come due giovani registi all'opera prima. Grazie mille. Grazie a voi.